Punti di vista. Oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha molto colpito. Come sapete, la settimana scorsa al lago di Santa Giustina in Trentino è stata catturata una trota gigantesca. 109 centimetri per un peso dichiarato di 18 kg. Ovviamente, come sempre accade, tutte le volte che viene catturato un pesce gigantesco si scatena il pandemonio. Polemiche di ogni tipo, dal peso, e queste mi sembrano francamente risibili, che fosse 15 o 18 non cambia assolutamente nulla, alla zona di cattura, alle tecniche, insomma, si scatena come sempre la cultura del sospetto. Il problema qual è stato? Il problema è stato che questo pesce è stato trattenuto. Io stesso ho detto, se l'hanno trattenuto, potevano farlo, spero almeno che se lo siano mangiato tutto con la maionese. Spero che invece non decidano di imbalsamare questo pesce, perché trovo che nel 2018 imbalsamare un pesce sia una delle cose meno intelligenti che uno possa fare. Anche perché se proprio vuoi averlo sul tuo caminetto, nel tuo salotto, esistono dei professionisti ai quali tu mandi la foto e le misure di questo pesce, ti fanno delle repliche perfette che fra le altre cose hanno la caratteristica singolare di non ammuffire e rinsecchirsi e diventare orrende, ma di durare 70 milioni di anni. E questo è un punto. Quello che trovo intollerabile, che mi sembra si sia che mi fa pensare che si sia perso completamente il lume della ragione, sono la consueta sequela di insulti che questi ragazzi hanno preso. Noi non sappiamo perché questo pesce è stato trattenuto. Può essere stato trattenuto magari banalmente perché non era rilasciabile, perché è ferito profondamente, o perché essendo un pesce molto vecchio è arrivato sotto barca sfinito, o semplicemente perché questi due ragazzi che hanno effettuato la cattura della loro vita. Insomma, ragazzi, gli è partita la brocca e hanno voluto tenerlo, volevano tenerlo con sé per sempre. Chi mi conosce sa benissimo che io sarei felicissimo se tutte le acque da salmoni d'Italia fossero totalmente no-kill. Mi rendo conto che questo non sia possibile, ma cerco di spiegare il mio punto di vista ai pescatori che incontro e alle associazioni che incontro facendo presente che trattenere 5 pesci al giorno per ogni singolo pescatore è una quota veramente enorme e che pone, fra le altre cose, dei problemi di gestione veramente, veramente grossi. Alcune associazioni hanno cominciato a ridurre la forma di prelievo. Come detto, io sarei felice di un no-kill integrale, mi rendo conto che questo non sia possibile, ma spero che magari andando avanti si possa ridurre ancora la quota di pesci che sono trattenibili e di conseguenza si possa dare più ossigeno ai nostri fiumi. È però un po' avvilente vedere questo atteggiamento da parte dei pescatori che si indignano perché uno ha deciso di trattenere un pesce e non si indignano nello stesso modo quando vedono un catch and release malfatto. Ha fatto molti più morti il catch and release malfatto di questi ragazzi che magari una volta ogni tanto trattengono un pesce. Ho visto nell'ultima stagione di pesca scene veramente pazzesche, pesci rilasciati a scarpate, a fine stagione sono stato molto poco gentile con un tizio che rilasciava, secondo lui, un ibrido di marmorata da un muretto alto 5 metri lanciandolo in tanta acqua così. Questi sono i comportamenti che ci devono far indignare e incazzare, ma dobbiamo comunque avere una misura. Muori e bastardo? Direi proprio di no. Cerchiamo invece di spiegare perché ha un senso rilasciare se possibile, un pesce di quella taglia. Cerchiamo di spiegare a quegli idioti che non hanno ancora capito che impanare una trota sulla sabbia non è rilasciarla, che quali sono le modalità per le quali un pesce deve essere rilasciato. Credo che questo sia il punto, cioè dobbiamo fare informazione e divulgazione perché con gli insulti non andiamo da nessuna parte.